Ehi, ciao, benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio provare le cose che abbiamo trovato nei due calendari dell'avvento. Volevo farne uno ciascuno, però mi sono resa conto che non c'erano abbastanza prodotti sia in uno che nell'altro, che avrebbero fatto un video sensato. Quindi ho deciso di unire le due cose, le cose che comunque sia non ho trovato nel calendario dell'avvento, metto quelle che già avevo e nulla. Per il momento abbiamo scartato quello di Sephora e quello di Douglas, che sì, so che si dice Douglas, ma per me è Douglas, quindi io lo chiamerò per sempre Douglas, penso. E quindi non state a correggermi, perché è una cosa mia mentale. Quando ho scoperto che si chiamava Douglas, per me è stato un trauma, quindi perdonatemelo. Comunque, ho raccimolato un po' di cose, le ho già scelte. E andiamo a provarle. Vado a mettere il primer che abbiamo trovato in quello di Douglas, che è un po' geloso. Proviamo a metterlo. Allora, consistenza mi piace, mi ricorda un sacco il The Professional, quello di Benefit, perché mi sta facendo la pelle praticamente uguale. Però non lo so, è solo una mia impressione, forse. Però mi sta piacendo un sacco. Non ho uno specchio davanti, perché ce l'ho dietro la videocamera per vedermi se la fotocamera sta facendo o meno, perché non sto usando quella col coso alto. E quindi per mettermi a fuoco era l'unico metodo. Quindi c'ho lo specchio lì, ma io sono accecata e non arriva la mia vista fino a mezzo metro. Ok, lo steso è, come sembra, mi piace un sacco, cioè così a prima impressione, cioè veramente figo. Ne ho un sacco che non ho messo, me ne sono resa conto, però raga non si asciuga. Beh, pugniamo il resto sul pigiama, in realtà i pigiami servono a questo. Ok, ora parto dalla base e faccio dopo gli occhi. So che solitamente si dovrebbe fare il contrario, ma io non seguo molto le regole del make up. Vado a mettere il fondotinta. Se è più chiaro della mia carnagione, non fateci caso, ho sbagliato tonalità, ed è quello di Anastasia Beverly Hills. Sto usando la spugnetta che ho trovato sempre nel calendario dell'avvento di Douglas, di arancio. Ragazzi, questa cosa dell'arancio mi sta perseguitando, che poi alla fine sono leggermente più chiaro della mia carnagione, quindi alla fine con contouring eccetera riesco un po' a stabilizzare il tutto. Però mi serve uno specchio più vicino, devo comprarne un altro. Se sentite un rumore, è la lavatrice. Forse andava bagnata prima sta spugnetta, perché non le bagno mai. Sa troppo di arancio, ragazzi, questa cosa. Mi devo abituare qua nella nuova casa di non urlare troppo nei video, perché ok, a casa era una cosa normale, ma qua c'è tipo la finestra, passano le persone. Vabbè che finché mi prendono per idiota, quello non fa niente, ma magari non vorrei disturbare. Cioè che sono un po' idiota, quello già si sapeva. Ora, come con il correttore, vado a prendere questo di Wycon, che non uso da un sacco. Lo stendo con la sua spugnetta. Però comunque sia, stavo pensando che comunque sia potevano far trovare anche dei correttori o cose così. Il problema è che non si sa mai la carnagione, però magari fare tipo due calendari dell'avvento, uno per quelle scure e uno per quelle chiare, o tre, cioè tipo anche la media, in modo che, o non lo so, magari potevano crearli tipo gli alistanti in base al tipo di carnagione, no? Mi sono appena masticata la lingua. Raga, mi fanno salire l'ansia le macchine che passano. Non ci sono abituata, per quello sto girando pochi video, raga, perché mi ci devo abituare, cioè sembra una cagata, ma anche la comfort zone di dove si registra i video per me è un sacco importante. E non lo so, io ero talmente abituata alla mia cameretta che non mi devo abituare che qua passano persone, la gente mi sente, non
Boh, non lo so, è una cosa mia. Come corretta cipria, spero di averle steso bene. Questo lo, se vedete tipo qualche macchia è perché non ci vedo un cazzo. Però, come cipria vado a usare questa di Hourglass, che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento di Sephora. C'è un cane che vuole entrare, il cane del mio ragazzo, che ha una vita propria quel cane, lei. Un giorno vi faccio un video e vi racconto le cose che fa. Però alla fine vive dalla mamma quel cane, non lo teniamo qua. Però lui viene, cioè... Ok, ho appena fatto veramente un casino. Come pennello, boh, prendo questo qua. Proviamo. Sto dicendo, questo cane, raga, ha una vita propria. Cioè, pensate che una volta persino ho preso il pullman. Cioè, è un sacco buffo. Esce, fa la pipì, rientra, va nei posti, lo conoscono tutti, cioè, una cosa assurda. Forse il mio cane non lo farei mai uscire così, ovviamente. Però non è mio, non le prendo io le decisioni. Ok. Sembra bella, però... Non vedo, raga. Aspettate. Allora, prendo questa cosetta, dovrei usare tipo qualche siero che ho trovato, c'è un sacco di roba idratante, ho trovato, cacchio, non la uso. Sono un po' tontina. Faccio il doppio meglio per prendere tutta. Ok. Mi ha fatto un sacco queste cose qua che non so spiegarvi. Cioè, aspettate, faccio male. Non so se le vedete, tipo della pelle secca. Non ve lo so spiegare. Io non so adesso, sono veramente messa a fuoco. Devo inventare una tecnica migliore, cioè c'è chi usa un pupazzo per mettere a fuoco, io non saprei nemmeno usare un pupazzo per mettermi a fuoco. Mi ha fatto una grandissima cavolata a comprare, sto usando questa qua per fare il contouring, a comprare una fotocamera senza il cosetto che si gira. Cioè, ma lo sentite? Ve lo faccio vedere. È un sacco bruttino. Vieni, entra. Vieni qua. Vieni. Ehi, vieni qua. Ehi, Duncan. Cioè, raga, guardate quanto è bruttino. È bellissimo. No, non leccarmi il trucco, amore. Mi sta appena truccando. Vai. Quindi, se lo avete in giro, sappiate che non è abbandonato. Lui ha una vita propria. Ora non so cosa stia facendo. Non so, mi sono presa sto maledetto vizio di farmi il contouring al naso col pennello enorme. Invece c'ho di quello apposito che usavo sempre per farmelo. Il problema è che non lo so, non ho lo sbatti di prenderlo, quindi mi faccio un contouring. Lo controllo, raga, perché non fa pipì in casa, cioè non l'ho mai fatta. Però per sicurezza, cioè, perché il primo giorno che ho portato a Birba, Birba è stramaleducata. Ama fare la pipì sui tappeti. Ok, aspettate, prendo non ho preso un blush. Aspettate, prendiamo un blush a caso. Boh, quale piglio? C'è l'imbarazzo della scelta qua di blush. Eventualmente prendo gli stessi. Aspettate. Non ne trovo, raga, in questo momento sono impanicata. Vabbè, prendo quello che prendo sempre. La prima volta che ho portato a Birba, mi era arrivato il giorno stesso questo tappeto peloso, non so se si vede lì in sottofondo, bellissimo. È corso a farci la pipì sopra, cioè non ha fatto neanche un giro in casa, visto sto tappeto pipì sopra. Perché comunque sia Birba non la porto nemmeno più fuori, perché essendo vecchietta non ha voglia di camminare. Se la porto fuori vuole stare in braccio, perché non è che non ha voglia, penso non riesca più a fare tanta strada. E quindi non la porto fuori spesso. Se la porto fuori la porto tipo a un metro da casa, ma vuole subito rientrare. Ok, passiamo alle sopracciglia, che vado a usare il pot di Anastasia Beverly Hills. Oddio, no, merda, sono troppo lontana, no? Vedo, mi sono uno specchietto.
serve uno specchietto. Ce l'abbiamo, pensavo era inutile, invece ce l'abbiamo. Ok. Non so perché chiuso lo specchio, comunque era. Voglio provare a usare sto coso che è Brow Setter, che abbiamo trovato in quello di Sephora, che sarebbe per tenere così le ciglia pettinate, sopracciglia. Boh, non ne vedo un'esigenza, però l'abbiamo trovato l'uso. Che poi è anche figo, cioè per chi ce li ha un sacco fighe, ma non è il mio caso, le mie sono brutte, sfigate, le voglio tatuare, però devo trovare una persona che mi piaccia facendole. Boh, io non ho messo bravo, sì, sopracciglia, le mani era qualche mascara, non so, però va bene, mettiamo nel reparto sopracciglia. Ora passiamo agli occhi, occhi sì. Allora, panico, c'ho questa matitina che ho trovato, non so aprire, mi sono mangiata tutte le unghie. Che schifo, l'ho tutta bavata. Ah, se il trucco tipo risulterà un po' arlecchino, perché voglio provare il più possibile le cose che ci sono dentro al calendario. Però allora vediamo questo che colorino è. Ma è uscita champagne, non brame, non so trovarvi la definizione, non so se si vede. E poi l'altra opzione appunto è questa palettina, che opto per questa. E in realtà volevo usare anche questo, ma non saprei proprio come abbinarlo. Vai, usiamo solo la palettina. Ah raga, ho usato sto pennello che ho preso dal cinese, mi sta bruciando la faccia. Questo qua l'ho preso dal cinese, però tipo fai così, ne escono le setole, che volevo provare un po' a usarlo prima di buttarlo, ma raga mi sta bruciando completamente la faccia. Sto morendo. Non dubito sia il primer, quindi è sicuramente quello. Allora, vado, non so, sto in panico raga, sto in panico. Prendo questo arancione centrale, che era proprio l'ultima delle opzioni da prendere. Lo sfumo tutto qua sopra. Ok, ora sono scelte difficili. Prendo il rosso, li proviamo un po' tutti. C'è lo sfumo qua sotto. Raga, mi ho fatto delle, cioè sembra che mi ho fatto delle guance da Heidi, invece no raga, mi sono diventate rosse dal pennello che ho utilizzato. Questo, come finisco il video, verrà subito cestinato. E che mi piaceva un sacco la forma, e solitamente ogni tanto qualche pennello buono dal cinese lo trovo, ma così non mi era mai successo. Ora sto mettendo il bordeaux, che non so se si vede, cioè io qua non lo vedo, continua a sembrare un rosso. E ci si mette anche la lavatrice, meraviglioso, sta centrifugando a manetta. Tanto non devo uscire raga, non devo andare proprio da nessuna parte, quindi questo trucco verrà utilizzato in casa, se c'è qualche sbavatura non fa niente. Allora, come shimmer abbiamo 5 opzioni, questo non l'avevo visto. Un attimo, non lo capisco questo qua. Non lo sto capendo. È tipo perlato, raga, questo. Non so se si vede. Che è questo qua, però stavo pensando di pigliare questo.
Volevo provare a prenderlo con questo, però solitamente questi ombretti non rendono presi con un pennello. Vediamo. Infatti, la devo usare tipo 7 kg di ombretto per... Invece, basta far così. E la magia è fatta. Un po' sbavato. Allora, dobbiamo metterlo anche sotto con questo pennello, anche se è troppo grosso, non si sa dove uscirà. Tossica, mi piace l'effetto. Questo infisserebbe con l'effetto tossico, cioè, oddio. Anche se ci vorrebbe un po' più di viola. Ok, allora stavo pensando di prendere anche un po' del dorato, metterci un po' anche di questo, ecco, per dare un attimo di punto luce. Ora non so se in videocamera si vede, però è diventato tipo un rose gold bellissimo, che mi piace un sacco, raga. Se facessi... aspettate, ci metto, lo metto dappertutto, quindi si fa di più, era bellissimo sto colore. Ok, mi piace di più, mi piace di più. Allora, ora abbiamo ancora... prude il naso. Allora, c'era la matita nera di Sephora, di Douglas. Ho detto Douglas. Raga, la schiena, cioè... devo cominciare a usare il cavalletto più alto, perché... cioè, ce l'ho in realtà, ma pensavo fosse troppo alto. Invece non è il mio problema, mi sono sempre così, quindi... se faccio così, mi fa male. Vabbè. Ok, eyeliner. Proviamo. No, è inodore. Strano. Allora, io non so usare sti eyeliner a penna, raga, non li uso mai. Li trovo veramente troppo complicati. Speriamo duri ancora, perché solitamente 2-3 volte così, raga, smette di funzionare. E non mi sembra economica come eyeliner, quindi... Ora, vado ad utilizzare sempre il mascara di Marc Jacobs, sempre, è la prima volta che uso, però sempre trovato in quello di Sephora. Odore mascaroso, allora, che dire, lo promuovo, mi piace l'effetto. Non c'è, no, non mi dispiace, c'è di peggio. Poi, ultime due cose, rossetto e illuminante. L'illuminante uso questo qua, che ho trovato sempre nel calendario della vendita di Sephora, che ho ricompattato io, infatti non è il massimo di pack interno, perché l'ho ricompattato... vediamo un po' che qua. E quindi ero strada, cioè... mi sono gasata perché ho fatto male che non riesco, oddio, mal che vada, non riesco a sistemarlo, lo butto. Invece come ho visto il colore, ho fatto no, è bellissimo. È che ora c'è la base troppo chiara e non ho fatto contorno sopra, vabbè, faccio così, sembra una bambina monella uscita dall'asilo. Ho deciso di farli crescere, raga. Vediamo quanto dura sta cosa. Secondo me passo 20 anni della mia vita a aprire prodotti. Cioè, raga, ma perché farle una cosa così difficile da aprire? Ma mettimeli in una scatola, cacchiarola. Prendo, l'apro, chi se ne frega. Ok. Odore buono, è il primo rossetto tinta labbra di Sephora che utilizzo nella mia vita. Cremoso, però vabbè, voi lo conoscerete, io non mi è mai attirata a comprare una tinta labbra Sephora, quindi non...
Cioè ogni volta che comunque sia comprato da Sephora preferivo comprare altri marchi. E ho sempre snobbato il marchio Sephora. Messo, vedete, temerò anche un po' i capelli, però questo è il trucco finale. I capelli sono una cosa incerta, non fateci caso. Sto aspettando che crescano ancora un po' in modo da poterli tenere così, però non collaborano, raga. Allora vediamo il complesso. Questo è quello zoomato. La palettina è buona, cioè la Huda alla fine è buona come marca, però non lo userei come trucco, una palettina tipo trucco da tutti i giorni. C'ho l'altra che mi piace molto di più, che aspettate. Ah raga, questa qua però non trovo l'originale, questa è quella fake. L'ho persa. Ok, trovata. No, aspetta. Non sto trovando quella vera, non trovo quella fake, ragazzi. Oddio, pane. Ok, trovate tutte e due. Comunque questa qua, che comunque sia, ha dei colorini più scuri e riesce un po' più a fare una cosa così. Però mi piace, cioè non mi lamento. Mi piace un sacchissimo. Poi, questa cosa raga ancora non si è asciugata, comincio a dubitare che sia una tinta labbra. Cream Lip Shine. È rossetto. Non è una tinta labbra. Sono triste. No, no, ragazzi, no, per me la devo levare. Peccato. Pensate che me ne deve arrivare anche un altro. Se avete visto il video precedente vi ho spiegato il motivo. Comunque il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se così lasciate un like e iscrivetevi qua sotto al canale, scrivetemi che altri video vorreste vedere. E nulla, vi mando un bacio, un abbraccio. Iscrivetevi, seguitemi su Instagram. Nox.